Vi ricordate quando ho fatto vedere quella mod di Inazuma Eleven 3 con i personaggi di Inazuma Eleven Heroes Great Road, che sono in pratica quelli di Ares e Orion? Molto bene, se vi ricordate è perché avete visto il video, se non vi ricordate fa niente, perché c'è questo hacker che ha un canale tra l'altro piccolissimo, ma questo video ha ricevuto una buona attenzione da parte del fandom di Inazuma Eleven proprio perché ha messo i personaggi di Ares e Orion all'interno di Inazuma Eleven Go Galaxy, il che è fantastico, perché i modelli di Galaxy sono superiori di tanto a quelli che c'erano su 3DS per Inazuma Eleven 3. Quindi andiamo subito a vedere il trailer. Eccola qua. Mamma mia, ragazzi, modelli bellissimi. Io ho già intravisto qualcosa prima, ma i modelli sono qualcosa di fenomenale. Poi vi leggerò anche qualche FAQ che ha messo lì in descrizione. FAQ, non FAQ, l'altra parola. Davvero, davvero belli. Il gioco è in tedesco perché credo che il creatore sia tedesco, a meno che non gli piace giocare in tedesco per qualche suo fetish personale. Le mosse, vabbè, sono quelle di Galaxy. Questo è solo uno showcase dei modelli, che sono fantastici. E se l'ha fatti da zero e non ha preso quelli della mod per il Inazuma Eleven 3 Heroes Great Road, props, davvero tantissimi props. Bello, bello davvero. Il trio, vabbè, poi il trio Nosaka, Asuto e Aizaki funziona benissimo. Vediamo qualche domanda e risposta. Quando uscirà la mod non si sa, non è ancora finita e non abbiamo ancora deciso quali personaggi mettere. Ci sarà personaggio X nella mod? Forse puoi fare una richiesta, ma non ti garantiamo che sarà nel gioco. In che lingua sarà questa mod? Sinceramente non lo sappiamo. Una versione base, come la versione tedesca, ma probabilmente anche in inglese. Potrei provare ad applicare altre patch, ma servirebbero la patch spagnola, italiana e francese. A meno che non vuoi cambiare la storia, allora ok, ci stanno. La mod sarà solo per Galaxy o anche per altri giochi? Potrebbe ricevere un port per Chronostones, ma non ci sarà per il primo Inazuma Eleven Go. Vabbè. Se ricaricate questo video, siete dei cazzo. Vabbè, quello è un problema suo. Che vi devo dire, ragazzi, la mod è fantastica, i personaggi sono bellissimi. Il modello 3D, vabbè, devi solo ricreare solo il modello 3D, ma cacchio, devi metterci l'impegno per farlo. Che poi non l'ha presi da quelli per Inazuma Eleven 3, altrimenti sarebbero molto più in low res e più squadrati. Magari il motore grafico è lo stesso, però è per 3DS, quindi tanta roba. Poi ok, gioca da emulatore, ma fa tanto l'emulatore per i contorni, ma è bellissimo, davvero davvero bello. Io gli faccio un applauso enorme perché ha creato davvero il sogno bagnato di tutti quanti quelli che stanno aspettando la release del nuovo Inazuma Eleven, che si chiama Victory Road. Comunque, per questo video è tutto, vi lascio in descrizione il canale di Shwerdwind. Se pronuncio male il tuo nome, scusami, Shwerdwind. Ma quando uscirà la mod sarò pronto a prendere a piene mani la sua mod. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione tutti i link necessari. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!